Io ringrazio innanzitutto coloro che sono intervenuti, il contributo che hanno dato. Saluto e ringrazio per la presenza del dottor Dall'Oglio del Collegio di Periti Tecnici Industriali, la dottoressa Meoni, rappresentante del Consiglio Notarile. Grazie di essere qua. Farei un secondo giro rapido nell'ordine che abbiamo avuto prima. Faccio Sabina Borcelluzzi che prova a rispondere ad alcune domande. Grazie Davide, solo alcuni temi. Parto da dove ho introdotto l'argomento, quindi il tema credibilità e fiducia e responsabilità. La responsabilizzazione va assolutamente sanata, quindi quello che diceva l'avvocato Mumolo, attraverso varie azioni che si stanno già percorrendo, perché il sindacato non è quello che difende coloro che non hanno agito in maniera corretta. Il sindacato, nello specifico quello che rappresento io, già dal 2013 ha emesso quello che è il manifesto della buona finanza, nel quale si chiedeva una regolamentazione dei mercati e dei titoli derivati, nel quale si chiedevano maggiori garanzie da parte della BCE, nel quale si chiedeva una revisione del modello di banca e quindi, cosa ripresa anche in questi giorni sui giornali, la divisione tra banca commerciale e banca d'affari. Nel manifesto stesso c'era un punto fondamentale, che poi adesso stiamo vivendo tutti sulla pelle, che era quello di regolamentare i premi ai dirigenti, perché attraverso i meccanismi premianti scellerati, discrezionali, sono venute fuori poi le pressioni commerciali spropositate che hanno portato a vendere prodotti a persone che non erano perfettamente destinatari dei prodotti stessi. Quindi il sindacato sta facendo questo, però il sindacato fa anche altro. Io sono in un ufficio di ricerca nazionale sulla responsabilità sociale dell'impresa e ci occupiamo dall'anno scorso di formazione finanziaria. Questo tema è importantissimo perché l'Italia è negli ultimi paesi della classifica OCSE sulla formazione finanziaria, che deve essere fatta non solo nelle scuole superiori, ma a partire anche dai primi livelli scolastici. Quello che sta accadendo è che questa formazione finanziaria la stanno facendo le banche. Addirittura la Posta si è recata in alcuni licei di Bologna, questo lo posso testimoniare che sono mamma di un liceale, consegnando una carta prepagata e dicendo: questa è la vostra carta d'ingresso in Europa. Cioè stanno vendendo prodotti invece che fare formazione finanziaria. Quindi attenzione, i soggetti che si devono occupare di formazione finanziaria devono essere soggetti terzi, che non devono avere interessi se non quello di riportare la nostra cittadinanza ad un livello di informazione minimo che ci possa consentire di fronteggiare tutto ciò.